rubrica giochi che adorano i genitori. E che poi ci giocano anche i figli. Ma poi ci giochiamo insieme? Sì. Ok, dovete sapere che noi siamo stati l'altro giorno a vedere Sonic 2 il film. E ti è piaciuto? Sì. E allora a me è venuta un'ideuzza. Vuoi vederla? Sì. Allora seguimi, seguimi. Devi sapere ideuzza, che sulla nostra lavagna ho preparato un'ideuzza. Apri, apri. Avevo messo anche il sigillo di qualità, hai visto? No. Riconosci? Figlio al dottor Eggman. In persona, eh? Sei anche forte. Risfida il dottor Eggman. Sei pronto a collezionare questi quattro anelli? Sì. Mascherina, siediti sul divano. Occhio, dietro, dietro, dietro. Attento. Ebbene, tu non lo sapevi, ma qui sotto questa coltre, non questa. Guardare, mi raccomando. Sì, quella coltre. Ci sono un sacco di peluche di casa GBR. Fra questi si nasconde anche Sonic. Io adesso te lo passerò. E mi dici se secondo te è lui. Se lo riconosci, guadagni il primo anello e passi al prossimo. Sarà lui, Sonic? No. Non ha le ali, Sonic. Bravissimo. Lancia allora. Ma non a me. Questo sarà lui, Sonic? Morbido e cuccioloso? No, un orsetto. Oh, sei bravissimo. Hai pure sbirciato. No, non lanciare a me. E allora lui, Sonic. Velocissimo. È lui? No. Ok, dai, sarà lui, Sonic. Ma no, il coniglietto quello grande. Uffa, l'hai riconosciuto. Allora sarà lui, Sonic. Questo è Ronte. Basta, allora sarà lui, Sonic. Ma che sei, Alfred? Li conosci tutti. Allora sarà lui, Sonic. Sì. Sicuro? Prova a aprire? Sì. È proprio lui, ragazzi. Ce l'hai fatta, Nikki. Hai conquistato il primo anello. Vuoi passare al prossimo? Sì. Occhio, non sarà facile. Vieni dov'è qua. L'anello? Segniamo con la X. Così, tipo tria, no? Ok. Sei pronto a sfidare il dottor Eggman? Sì. Ok, vado a chiamarlo. Cosa no? Mi sono chiuso in cucina, ragazzi. Appoggio la telecamera al tavolo e assieme a voi mi trasformo. Ho preso dei baffoni incredibilmente grandi. Devo parlare sotto. E per indossarli basta appiccicare. Mi guardo. Non vedo l'ora. E infine il tocco di classe. Tolgo i miei occhiali e metto quelli cyberpunk del dottor Eggman. Adesso lo sfido. Nikki, hai gli occhi chiusi, vero? Sì, anche Sonic. Oh, bene. Adesso vengo vicino a te e mi dai un bacino. Apri gli occhi. Quanto sono carino, vero? Bacino! In realtà faremo una sfida di velocità. Chi vince conquista l'anello, ci stai? Ok. So già che mi dici che non è una sfida alla pari. Quindi potrai indossare le scarpe di Sonic. In realtà sono le tue scarpe. Ci ho messo sopra dello scotch che non potrai mai più togliere. Sono scarpe rosse. Quelle di Nikki, il suo colore preferito. Vediamo se sarai abbastanza veloce. Perché ci sfideremo a Color Race, come non ci sta? Vai, 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 vedi questa fascia. Me la rispetto con qualche raggio. Intrappola il tuo piede e così io vincerò la sfida. Dicevo, la sfida sarà Color Race, il gioco in cui devi riuscire, nel miglior tempo possibile, a... Guardate, già si allena! È velocissimo, ma io non sarò da meno. Ripassino, per chi non ha visto video GBR precedenti, bisogna, come vedete, raggiungere il colore, schiacciare il colore indicato. Quando il colore viene segnato, schiacciare il colore successivo, i colori cambiano e il tempo nel frattempo aumenta. Chi fa il tempo minore vince la... Non ce la faccio. E Nikki, vai tu fino là. Vince la... Bella tecnica quella, grazie. Vince la sfida! Ok, abbiamo un tempo terribile di 21 secondi. E mentre io mi coccolo Sony, puoi partire, vai Nikki! Oh, che relax, ragazzi! Riuscirai a essere... più veloce di Sonic? Non ci credo! Sono io più veloce di te! Cosa? Sono io più veloce di te! 13 secondi! Ah, ci credo, ragazzi, ve lo mostro! Guardate, lui dice di essere stato 13 secondi! È impossibile! Lì c'è scritto 13! E 1! Sei pronto, dottor Eggman? Prontissimo! Aspetta che ti cambio i colori! Oh, sei ricordato! Purtroppo si può cambiare la combinazione, in questo modo non so che colori usciranno! Verde! Che cos'è? Non è rosso? No! No, ma indossare gli occhiali rossi! A me sembrava rosso! No! Ah, questo è rosso, vero? Impossibile! Vai! Blu, 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 blu! Giallo! Tuffo! Non ci credo! 22 secondi! Prova a indossare questi occhiali. Che colore vedi adesso? È viola. Ma come viola? È rosso! È viola. Per me è rosso. Ho sbagliato. Così mi sono meritato un altro
l'anello. E non solo quello. Hai diritto, come re della velocità, a questa! Togli la felpa e metti la felpa di Sonic più puzzosa del mondo! Indossa, indossa. Tiro su. Adesso sfidarti sarà ancora più bello. Ma sei anche forte, Sonic? Sì. Vediamolo. Per vederlo dovrei riuscire a strecciare la versione Gujitsu di Sonic the Hedgehog. Dio di scatola! Grande! Sulla confezione c'è scritto che puoi arrivare a 40 cm, quindi ho portato il metro. E si può allungare. Oh, guarda! Grande, non avrei saputo fare di meglio. Che plastica strana. È super strecciabile e lui si ricorda sempre la sua forma. 20, 30... Non ci credo, prova a mollare. No, e torna pure normale. Ah, anche questa volta Sonic ha vinto. Non è giusto. Vai, pronti, partenza, via. E ora risfida al dottor Eggman. Giocheremo a Sonic Racing, sia sul tablet che sulla Smart TV. Quindi tu sarai Nicky Sonic. E io sai chi sarò qui? Dottor Eggman. Bravissimo. Questo è il mio account. Personalizza la tua squadra e poi crea una stanza di gioco. Io entrerò e chi vince? Vince l'ultimo anello. Ho scelto la mia squadra. Io sarò Tails. Ah. I miei compagni di squadra saranno Sonic e Knuckles. Ah. I personaggi di Sonic 2. Anche io userò gli stessi personaggi, così la gara sarà equilibrata. Pensa, farò Sonic. Dottor Eggman che fa Sonic. Il codice è DPGL. Davide, primo, grande, lottatore. Unisciti alla stanza. Io sono pronto. Aspetta che mi metto il cappuccio. Io con questi occhiali rossi non vedo niente neanche sullo schermo. 3, 2, 1, ci sincronizziamo. 3 giri. Via, partiti. Ti vedo, Nicky Sonic, ti vedo. Mi stai seguendo, sei davanti a me. Ah, ho preso un granchio. Lungo la pista possiamo raccogliere dei wisp. Ma anche dei bonus. Eccolo, eccolo, eccolo. Sono diventato superato. Attenzione, salto. L'hai visto quel pesce d'onda che ci ha passato davanti? Non capisco i colori. Sono primo? Ma sei tu il Tails che è primo? No, c'è scritto che sta vincendo la squadra rivale. Non può essere. Per tutte le uova del mondo. Ti vedo, Nicky Sonic, ti vedo. Adesso ti tolgo il cappuccio. Vincerò. Sai chi arriva? No. Arriva il dottor Eggman. Dai, dai, dai. Ultimo giro. Cosa? Che cosa? Sì, sta vincendo la mia squadra. Ecco, non devo ridere, ho preso il primo granchio. Ma è il primo Sonic della tua squadra? Giusto. Siete tutti primi? Dove sta vincendo la mia squadra? No, come stai vincendo noi? È vero, sta vincendo la squadra rivale. Paura, paura. Turbo, turbo, turbo. Lo vedo, lo vedo. È ancora la classifica vecchia? Ah, dovevo ancora aggiornarsi. Siete tutti primi, no? Si è aggiornato adesso. Ah, internet non fanno questo. No! No! Abbiamo vinto noi! No, ha vinto il tuo rivale! L'ultimo anello è mio! Puoi andare a sederti, Sonic! Ma di corsa! Purtroppo è tua anche l'ultima sorpresa. Perché nei video padre e figlio i padri adorano troppo i set come questi, ragazzi! Questo è il set speciale Lego Ideas per festeggiare i 30 anni di Sonic, che l'anno scorso ha fatto 30 anni, proprio perché è uscito questo gioco qua nel 91. È proprio il primo gioco di Sonic e questo è il livello classico Green Hill Zone, che è lo stesso che abbiamo giocato nel videogioco. Ci sono i 7 smeraldi. È vero, ci sono anch'io, ovviamente. C'è il motobug e soprattutto ci sono le istruzioni. Questa è tutta la linea temporale, dal 91 fino al 2021. E questo era il primo film di Sonic. Bravo, dottor Eggman, non è la fine del video. Adesso acceleriamo e costruiamo.
dedico proprio al videogioco, ragazzi. Ma manca una gemma, Sonic. Ce l'ho, Eggman. Come ce l'ha Eggman? Sì, ce l'ho, io avevo dimenticato. Ma riuscirà Sonic ad affrontare tutti i pericoli che lo attendono alla Green Hill Zone? Giro della morte, massima velocità. Qui c'è il salto. Boom. Un piccolo trucco. Monete, monete. Anelli, anelli, anelli. Mi sa che ti sei confuso con Mario, Sonic. Sono tutti d'oro. I televisori ci danno i power-up. Salutiamo la nostra amica Motobug, che può avere due facce. Questo sguardo che conquista, oppure questo sguardo che conquista. Guarda, adesso per finire prendo questo per sconfiggere il dottor Eggman. Ottima idea. Super carica. Che ottima idea, sono io il dottor Eggman. No! Che male. Scappo. Per fortuna cadere su baffoni è morbido. Ma... No, il mio sedere. Non si fa. Non guardate, ragazzi, oscuriamo. Illuminiamo con lo smeraldo. Sei riuscito a conquistarlo, Sonic. Ma vedrai, questi smeraldi non saranno per sempre tuoi. Il set è bello da costruire, ma si vuole molta pazienza sui pixel marroni. Ricostruiscono per bene i pixel dei videogiochi. Per fortuna qua sono degli sticker. Della mia età, di quando era piccolo papà. Sì, questi sono stickerati e direi sono gli unici sticker, assieme poi a quelli del veicolo dottor Eggman e a quelli del computer power up, perché questi sono dipinti, questi. Giusto? Ah, e poi è vero, ci sono anche quelli della Motobug, che può essere così, oppure può essere così. Qui c'è il granchietto che ci saluta. Sì, e magari vuole farci cadere sotto su ponte d'acqua. Poi qua troviamo il mitico giro della morte, quello che Sony faceva, fa sempre, perché lui fa sempre giri della morte, per acquisire ancora più velocità. Chiudersi il riccio e andare velocissimo. Qui c'è un piccolo trucco per prendere gli anelli. Dall'altra parte, qui nascosto, c'è un pulsante. Quando schiacciamo questo pulsante, Sonic fa un bel salto, proprio come quando nel videogioco si va a prendere gli anelli. Senti, se sali sulla mia navicella è molto semplice, guarda. Sto un attimo a prendere gli anelli con le mie manone. Qua ci sono le vite. Proprio come nel videogioco. E qui, da questa parte, abbiamo la classifica, è scritta lì in piccolino, dei giocatori. Scusami, dottor Eggman, ma visto che carino che sei? No! Sì, hai ragione, mi somiglia proprio. Quindi potete anche prendere il personaggio, farlo entrare dalla sua nave o farlo uscire. Questo bottoncino qua si attacca qua. Sì, in modo che abbiamo la presa. E il personaggio non se ne esce dall'astronave. Possiamo staccarlo ovviamente dal display. E fargli fare dei giri incredibili. E comunque guarda la somiglianza, Nick e Sonic. Hai visto? Siamo due baffi. Siamo due baffi d'acqua, cosa dici? Per niente. Ma scusa, sarai simile tu, Sonic? Ti pare che siete identici? Sì. Ma assolutamente no. Forse facciamo un avrò un naso lungo come il suo, però. Facciamo una prova, guarda. Adesso vi faccio correre Sonic qua. E tu mi fai una corsa sul divano. Cioè sopra il divano. E vediamo se siete uguali. 3, 2, 1, via. Ok, siete identici, va bene, basta. Perché sono quattro gli occhiali, dottor Eggman? Mi hai scoperto, purtroppo. Dottor Eggman in realtà mette gli occhiali da vista perché non ci vede. E mentre io mi diverto ad allungare Sonic, qual è stata la tua sorpresa preferita del giorno? Tutto! E voi ragazzi, fateci sapere la vostra sul profilo Instagram GBR. È vero, hai ragione, questi sarebbero i miei baffi. Ok, e se questo video vi è piaciuto mettete un pollicione! Un po' baffone. Neanche con i mattoncini, ragazzi. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!